Con questo grande evento, la mostra del maestro Gianmarco Montesano, l'amministrazione ha sicuramente centrato un traguardo prestigioso, sia a livello artistico sia a livello culturale. Assolutamente sì, con il maestro Gianmarco Montesano Ceccano approda veramente in scenari internazionali da questo punto di vista. Siamo orgogliosi che lui oggi esponga qui i suoi quadri, anche perché, come ha ben detto nella conferenza stampa, lui non giudica la storia, ma fa vedere a tutti quanti quello che è un periodo storico particolare e che magari qualcuno l'ha voluto giudicare e schierare in una certa parte della storia italiana. Quindi noi siamo orgogliosi di quello che ha fatto, di questa mostra, siamo contentissimi che venga fatto nel Castello dei Conti di Ceccano, che ben rappresenta in questo territorio la sua supremazia dal punto di vista storico. Le immagini sono proprio davvero come le figure di un libro e servono proprio a far capire la grandezza di questa vicenda, al tempo stesso la partecipazione appunto degli abitanti di Ceccano si tocca ancora oggi soltanto parlando con chiunque e questa è ancora una cosa molto bella. Il bello del nostro paese, la volontà comune, in fondo una bravura e anche una abnegazione che non credo oggi sia proprio una delle caratteristiche più, diciamo così, facilmente trovabili tra i giovani. Ma io non credo che andremo a finire così, credo che qualcosa o qualcuno ci aiuterà dall'alto o da dove sia, perché davvero questa è un'impresa come le grandi dighe seicentesche che fecero gli olandesi, quelli hanno cambiato la storia di un paese e noi o la gente come noi, che non dico abbia memoria delle bonifiche, però a memoria della storia delle bonifiche, deve almeno impedire che questa memoria vada perduta, perché oltre la memoria, se si perde la memoria, si perde tutto. I valori, il sacrificio, l'epopea appunto L'epopea. Della gente italica Esatto. che oggi purtroppo si tende a nascondere e questo lei lo ha sottolineato benissimo nella presentazione della mostra. Queste operazioni di occultamento delle grandi vicende italiane, delle migliori e più sane vicende italiane, perché hanno visto coinvolte le persone, le più semplici, una grande collettività italiana fatta di mesadri, contadini, gente poverissima che veniva da luoghi del nord, del Ferrarese, del Veneto Ferrarese, luoghi dove se qui si moriva di malaria, là si moriva di pelagra, quella malattia da miseria, cioè mangiare solo polenta e basta. Eppure tutti hanno combattuto questa guerra santissima contro l'ignoranza, l'arretratezza, la malattia e la miseria. E io non capisco perché si debba, per ragioni di vicende storico-ideologiche, occultare questo grande sforzo collettivo che è uno dei non numerosissimi onori della collettività italiana.